Per la famiglia Rettino incontriamo Ferdinando, un grande impegno per allestire il carro di San Pardo. Sì, ci è voluto un bel po' di lavoro, tutto l'ambito familiare, mia moglie, mia madre e tutti gli altri parenti. Una mano di collaborazione di tutta la famiglia. Cosa vi spinge a rinnovare una tradizione di questo tipo? È una sensazione che non te la so descrivere, perché è partita da me e ho coinvolto tutta la famiglia. Possiamo dire che in questi giorni il cuore batte più forte? Più che altro è per i turisti, per noi la preparazione è la vera festa, almeno per me. Poi per gli altri sono 25, 26, 27 i giorni più belli. E per la famiglia D'Alessio incontriamo Pasquale. Ti sei occupato anche tu dell'allestimento del carro? Alla doma qualcosa hai fatto sicuramente, dai, sei molto coinvolto. Sì. Per te cosa rappresenta la festa di San Pardo? Sono giorni un po' particolari a Larino? Sì, tanto. A me mi piace molto. Insieme anche ai tuoi amici? Sì, sì. I parenti, i cugini? Sì, sì. Gli animali come hanno risposto alla doma? Sono tranquilli? Sì. Ci vuoi ascoltare anche il suono del campanone? Vediamo. Okay. Evviva San Pardo! Allora incontriamo Massimo Campitelli in compagnia del fratello gemello Franco e Pasquale. Si continua questa tradizione, siamo quasi arrivati a Piano San Leonardo. Sì, sì. E cosa rappresenta la festa di San Pardo? È una tradizione religiosa, è una processione religiosa del nostro paese, essendo il nostro patrono è una manifestazione molto importante. Un carro allestito con cura e con sentita devozione. Sì, certamente. E comunque c'è l'impiego di tutta la famiglia. Noi siamo due famiglie, la famiglia Masciandonio e la famiglia Campitelli. E comunque tutte le nostre sorelle, i nostri fratelli, le nostre mamme hanno partecipato per l'addobbo del carro, con tanto impegno. I animali sono i vostri? Sì, gli animali sono i suoi. Come condivide questa festa? Come si vivono questi giorni? È un'esperienza bellissima. Tutti in compagnia. E si continua questa festa allora? Sì, è una festa bellissima. È il patrono di Larino, la nostra festa, e ci sono tanti sacrifici, però tante soddisfazioni. Ci vuole tanto passione e tempo per la doma delle vacche, degli animali, per l'addobbo dei fiori, con la cartapesta ci vuole tanto tempo, tantissimo tempo. Però alla fine c'è la sua soddisfazione. E tra gli aspetti più suggestivi di questa tradizione c'è il canto della Carrese di San Pardo. Noi incontriamo Giuseppe e Luca che questo carro lo hanno imparato e quindi possiamo ascoltarlo. Vai Luca. E Santo Pardo! È un canto significativo? Sì, è, diciamo che è una poesia più che un canto. Noi diciamo canto, però è molto, cioè tutta rimata. Sono, penso, un centinaio di strofe, insomma. Ne abbiamo ascoltate due. Due che diciamo la principale che tocca Carriero Mio, insomma, per tutti i larinesi, perché noi siamo tutti carrieri e quindi è il pezzo finale che chiude tutta la canzone, insomma, dice, poesia più che canzone. Quanto è importante conoscere la Carrese di San Pardo? Diciamo che gli anziani, insomma, sapevano, la facevano un po' tutti. Si era un po' persa con la, insomma, da mancare un po' di persone anziane. Noi ragazzi, con qualcuno un po' più grande, la stiamo riprendendo e siamo orgogliosi. Insomma, lui è giovane, è un giovanotto, ha 15 anni e quindi, come puoi vedere, è già molto bravo. Complimenti a tutti e due. Grazie. Per famiglie Prazzi Venditti incontriamo Gianluca, si rinnova un'importante tradizione.
Come sempre ogni anno noi diamo il massimo, ma non solo per questi tre giorni, come diciamo noi carrieri la vera festa è il cammino. Sei il primo che lo dice. Esatto, proprio perché è nel cuore tutto l'anno la festa, questi tre giorni sono la degna rappresentazione di tutto il lavoro e di tutta la passione di donne, uomini e animali. Come si vivono in particolare questi giorni anche in compagnia di familiari, amici, parenti? Il vero spirito della festa è quello di fare comunità, la famiglia, gli amici e anche i turisti. Il fatto di dover stare insieme intorno al carro è il vero fulcro della festa di San Pardo e soprattutto la festa di San Pardo è unica, è più unica che rara secondo me, proprio perché è vissuta personalmente e differentemente in ognuno di noi. E incontriamo Pietro La Serra proprio davanti alla chiesa dei Santi Martini Larinesi. Come si vivono questi giorni? Allora, la festa di San Pardo è un corteo processionale, come voi vedete. È una processione a tutti gli effetti e come processione andrebbe vissuta, che viene fatta in ricordo della traslazione delle reliquie. Deve parlare anche lei. Sì. Delle reliquie di San Pardo da Lucera a Larino nell'842 d.C. La carrese di Larino è la carrese più antica, infatti è datata probabilmente prima dell'anno 1000. Le caratteristiche di questa festa, vedete, la cosa principale sono i fiori, meravigliosi fiori fatti dalle nostre donne, dalle nostre meravigliose donne, che fin da gennaio si mettono al lavoro per fare i fiori e fanno queste opere d'arte, secondo me. Ogni momento della sera, ogni momento che hanno, lo mettono per fare i fiori. Poi l'altra cosa fondamentale delle feste sono gli animali che trainano i carri. Questi animali vengono domati, le dome cominciano già da marzo e è un impegno forte. Per quale motivo? Cosa significa preparazione a questa processione? Preparazione alla processione, per quale motivo? Perché gli animali si devono preparare devono essere preparati al rumore, alla confusione e soprattutto devono essere allenati al camminare, perché una volta gli animali lavoravano in campagna e erano allenati, ora hanno bisogno di un allenamento per questa prova. La provenienza di questi animali è a Larino, però vengono anche da tutto il Molise e anche addirittura anche da fuori regione, vengono anche dalla Basilicata e dalla Calabria, quindi è un impegno come impegno fisico e anche economico molto molto forte. Però i larinesi, visto che per la San Bardo hanno una devozione fortissima, vincono tutto, passano tutte le difficoltà. Un'altra cosa che voglio far notare, la grande passione dei giovani. Noi consideriamo che negli anni 60-70 a Larino si era arrivati a una settantina di carri, ora siamo arrivati a 130, proprio perché ci sono i giovani che si sono legati a questa tradizione e hanno fatto carri a tutta passata, è una cosa veramente bella. Poi le caratteristiche principali di questa festa sono il sorriso delle persone, i colori meravigliosi e i bambini. Voi vedete quanti bambini sui carri, accanto ai carri, nella processione, tengo a dire sempre processione. Un'ultima cosa, vorrei invitare tutti quanti quelli che stanno vedendo questa trasmissione a Larino, ma non solo a San Pardo, in tutti i periodi dell'anno, perché Larino offre a livello storico, a livello artistico, a livello archeologico, ha un grandissimo patrimonio, quindi aspettiamo, venite a Larino, vi aspettiamo, viva Larino, viva San Bardo!